Synergy Cittanova finanziamo tutto, ma proprio tutto a tasso zero. Accedi alle nostre straordinarie promozioni. Smart TV TCL Full HD 40 pollici con il nuovo standard di trasmissione digitale a soli 349,99 €. Lavatrice Hotpoint 8 kg, motore Digital Motion garantito 10 anni a soli 299,99 €. Smart TV Samsung Ultra HD 75 pollici, un vero cinema in casa in 4K a soli 999,99 €. 20 comode rate da 50 €. Scopri nel nostro catalogo tutte le offerte a prezzi imbattibili e a tasso zero. Lavorata Porte e Finestre ha iniziato una grande vendita promozionale. Porte in vero legno di prima qualità, a prezzi di fabbrica, finestre in legno, legno alluminio, PVC di qualità insuperabile e certificati per il risparmio energetico a prezzi super scontati. Oggi, più che mai, avrete il meglio al miglior prezzo. Vi aspettiamo presso i nostri showroom di Caulonia e Davoli. Ciao a tutti, sono Lucia Fazzolari, voglio parlarvi di me e della mia azienda. Benvenuti al centro estetico La Contessa di Siderno, un'oasi di benessere e relax, punto di riferimento per trattamenti di bellezza innovativi e personalizzati. La Contessa, tecnologia e professionalità al giusto prezzo. Il dottor Gabriele Pizzianti dispone di un laboratorio di informatica forense e tecnica del suono applicata al diritto in continuo aggiornamento tecnologico. Lo studio opera in tutta Italia. Esegue copie forense di hard disk e di qualsiasi memoria di massa. Esegue il recupero dei dati persi o cancellati da qualsiasi supporto informatico e telematico. Esegue l'analisi dei dati digitali, documentali o multimediali, quali prove informatiche utili nel processo penale e nella revisione del giudizio. Analizza tracce sonore al fine di rilevare eventuali tagli, alterazioni, manomissioni, rilasciando report e certificazione legale. Per maggiori informazioni, telefono 070 88 25 38. Visita il sito www.studioperitalepizzianti.com. La Zampino Viaggi, agenzia viaggi e turismo e tour operator leader nel settore croceristico, presenta la sua programmazione croceristica 2021 e alcune imperdibili partenze nel Mediterraneo occidentale ed orientale. MSC Magnifica con partenza da Bari il 23 agosto 2021 ad euro 990, tutto incluso. MSC Seashore con partenza da Napoli il 30 agosto 2021 ad euro 1049, sempre tutto incluso. Visita il nostro sito www.zampinoviaggi.com o chiamalo 0983 01 8001. I nostri consulenti di crociera saranno a tua completa disposizione. Zampino Viaggi, 20 years of excellent tourism. Una nuova diretta per ritrovati a tutte, rassegna stampa di Telemia. Mercoledì 9 giugno, sono tante le notizie anche oggi. I nodi della sanità in primo piano, i contagi, la vaccinazione, i temi del territorio con la politica, soprattutto quella regionale in vista del voto d'autunno. In coda lo sport, si avvicina la prima sfida per quanto riguarda la nostra nazionale di calcio per gli europei che inizieranno venerdì. Parleremo di mercato con i movimenti anche delle calabresi.
Renzi, ma occupiamoci subito di prime pagine, ad iniziare dal quotidiano del Sud. Lo dicevamo, i nodi da sciogliere della sanità calabrese, bilanci ASP, emendamento blindato, ma il testo non salva i commissari. Con la fiducia alla Camera e il voto definitivo in programma per oggi, il ministro Speranza evita la responsabilità della mancata approvazione, prevista una maxi proroga di 4 mesi. Subito due notizie nel taglio alto, sono i titoli sottotestata per l'edizione di Reggio Calabria del quotidiano. Crotone, aggrediti padre e figlio, spedizione punitiva, dopo la fine della relazione 11 persone arrestate, dunque la cronaca. Qui vedete un momento del pestaggio. Rinascita Scott, il grande processo che si sta svolgendo alla Lamezia Terme, il controesame, l'avvocato Staiano sul pentito Mantella, non contava nulla. Andiamo avanti, la fotonotizia di centropagina, Manna, patto tra i partiti per porre al governo la questione Calabria. Qui Marcello Manna e il sindaco della città di Rende. E poi Covid in Calabria, vaccini, la Procid pensa all'estate, che non è, chi non è residente può prenotarlo. Ieri intanto 61 nuovi casi in Calabria. Cariati, tamponi processati in ritardo e due migranti ricoverati per il virus. Ci occupiamo di Crotone, qui appare il comune della città pitagorica, fuga dalla Lega, abbandonano in 50. E ancora Lamezia Terme, Piccioni, prestito di 4 milioni per la SACA. La Reggio Calabria diede fuoco all'ex moglie, perizia psichiatrica. Subito la notizia che riguarda la psichiatria di Reggio Calabria, pronti alla protesta. Non è la prima volta che protestano i lavoratori, lettera aperta del coordinamento unico del settore all'ASP, alla regione e al commissario alla sanità. Chiesto il pagamento delle prestazioni e lo sblocco immediato anche dei ricoveri per quanto riguarda il reparto di psichiatria. A Cerzeto, grave intimidazione a un consigliere di minoranza, colpi di fucile contro la sua abitazione. Lasciamo subito le notizie di prima pagina che riguardavano il quotidiano del Sud, appare già Gazzetta, vedete l'edizione di questo mercoledì 9 giugno, Calabria, la bomba sociale dei tirocinanti. Scaduti quasi tutti i contratti dei 6.500 precari in servizio in vari enti per 500 euro al mese, la politica chiamata intanto a decidere. Regione e governo pensano a una norma ad hoc per assicurare a curdi a termine di 36 mesi. E poi i vaccini, l'open day per gli alunni calabresi non decolla. Mattarella, il Presidente della Repubblica, dice l'Italia sulla buona strada ma non ancora al traguardo. L'open day per studenti in Calabria, qui vedete intanto nella foto lab di Vibo, si chiude oggi con numeri inferiori a quelle che erano le attese. Maturandi ancora lontani dalle 10.000 somministrazioni, mentre i ragazzi di terza media hanno superato di poco quota 1.000. Intanto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incoraggia l'Italia ma avvisa: per l'uscita della pandemia siamo sulla buona strada ma non ancora al traguardo definitivo. Per quanto riguarda gli altri fatti della giornata, Villa San Giovanni, i diportisti, molo sotto flutto già vecchio prima di essere utilizzato. A Gioia Tauro Alessio, il sindaco, annuncerà nel fine settimana la nomina dei nuovi assessori. Dopo 2 mesi di trattative, il sindaco e la sua maggioranza sembrano finalmente aver trovato la quadra sui nomi dei sostituti di Rocco Italiano ed Angelo Nostro. A Polistena il problema carenza di acqua, attivare il pozzo di Contrada Greca. L'ex sindaco della città Michele Tripodi chiede al commissario di sbloccare l'iter, il rischio è un'estate a secco. Aria Grecanica, Falco Matà in visita ieri ai centri interni, prima le strade, ha detto il sindaco della città metropolitana, progetti e priorità nella visita della delegazione della Metro City, Bagaladi, San Lorenzo e Rogudi, i posti, le città che Falco Matà ha visitato ieri. Ex Ilva, nuova bufera giudiziaria, arrestato Amara. E ancora per quanto riguarda gli altri fatti della giornata, ci andiamo ad occupare subito del giornale di Calabria, vedete la prima pagina in rosso, come sempre Covid, la
la regione mette sul piatto 3 milioni. Approvata la misura Ristora Calabria Bis per la concessione di aiuto alle imprese, Orso Marso, che è l'assessore regionale al turismo, eccolo in questa foto, una risposta necessaria. E qui vedete il palazzo regionale, quello di Catanzaro. Coronavirus in Calabria, 61 nuovi casi e 2 decessi, questo è il bollettino diramato intorno alle ore 17 di ieri. Stipulata invece dalla regione un'intesa con Sogesid per evitare il rischio idrogeologico in Calabria. Poi c'è il piano di rientro per quanto riguarda i nodi della sanità, restano fermi 60 milioni per colpa del commissario alla sanità. Strada statale 106, cambiamo argomento, 26enne senegalese investito e ucciso nel Cosentino, la tragedia ieri. A Falerno invece si ribalta col trattore, un 65enne muore schiacciato. Andiamo subito all'interno, andiamo a dare un'occhiata ai contenuti all'interno per quanto riguarda il giornale di Calabria, il giornale diretto da Soluri. Rischio idrogeologico intesa con Sogesid, lo anticipavamo nei titoli. Stipulata la convenzione della durata di 36 mesi. Soddisfatto il presidente facente funzione della regione Calabria, Nino Spirlì, che appare in questa foto. E ancora, nel piano sociale manca l'agricoltura. A dirlo è Franco Aceto, il presidente di Coldiretti, ha scritto all'assessore al ramo Gianluca Gallo. Sabia del Movimento 5 Stelle interviene sul programma operativo relativo invece al piano di rientro sanitario, fermi 60 milioni per colpa del commissario. E noi andiamo avanti perché ci occupiamo di pagina 3, lo anticipavamo, Ristora Calabria Bis, altri aiuti alle imprese. Qui l'assessore regionale Fausto Orso Marso, approvata dal Dipartimento regionale al lavoro una nuova misura, stanziati anche 3 milioni di euro. Atto aziendale della Mater Domini mortificante per la CGIL, nella proposta presentata di ospedaliero sarebbe rimasto ben poco. Qui vedete intanto la struttura ospedaliera. Al bar serviva cocaina al posto del caffè, operazione dei carabinieri di Rende, ci occupiamo di cronaca, arrestato un uomo di 45 anni, titolare dell'esercizio. All'interno del giornale di Calabria trova spazio anche la tragedia che è avvenuta ieri, investito lungo la 106, morto un 26enne, tutti i contenuti di questo articolo con tanto di foto del terribile impatto, originario del Senegal, camminava sul bordo della strada, tragedia evitabile. Atto intimidatorio invece contro un consigliere comunale, colpo di fucile a Cerzetto contro l'abitazione di Candreva, esponente dell'opposizione. Le ultime news con la parlamentare pentastellata Elisa Scutellà, che appare in questa foto, che parla dell'ammodernamento della strada statale 106. Fare chiarezza, dice, sulla Sibari Corigliano Rossano. Ed era questa l'ultima news per quanto riguardava il giornale di Calabria. Adesso Calabria.live per proseguire con le prime pagine, poi analizzeremo i temi più importanti all'interno dei quotidiani calabresi. Immunità di gregge, la Calabria ci spera, potrebbe arrivare entro il 16 di settembre, una data importante questa per l'immunità di gregge, però bisogna dare una ulteriore accelerata alle vaccinazioni. Secondo le proiezioni del Corriere della Sera, la nostra regione sarà una delle ultime regioni al sicuro. Peggio della Calabria, quint'ultima, ci sono comunque il Veneto, l'Emilia-Romagna, il Piemonte e la provincia autonoma di Trento. Perché l'immunità funzioni occorre che sia vaccinato, ricordiamo, almeno il 70% della popolazione. Rischio idrogeologico in Calabria, intesa tra Regione e Sogesid per accelerare tempi di interventi. E poi fai bella l'Italia, successo per l'iniziativa della Fai CISL in Calabria. I lavori invece della Gallico Gambarie saranno finite entro giugno 2022, l'assessore regionale Catalfamo qui per un sopralluogo. E poi Calabria in Parlamento oggi con Vandaferro di Fratelli d'Italia, interrogazione al governo per vertenza Colap. Reggio Calabria, in Balzano occorre ridurre la tassa sui rifiuti. E andiamo ad occuparci invece delle altre notizie per quanto riguarda sempre Calabria.live. A Portigliola nella Locride presentata proposta per il distretto
turistico Locrideo. Era questa l'ultima news anche per quanto riguardava Calabria. Punto live diretto da Santo Strati, e noi lasciamo tutte le prime pagine, è il momento di occuparci di quelli che sono adesso i temi all'interno quest'oggi con il quotidiano del Sud, i contenuti, i fatti più importanti da approfondire. Iniziamo con l'emergenza coronavirus, andiamo subito a pagina numero 2. Fedriga, una parte della popolazione non vuole il vaccino, questa è la situazione, regioni pronti a partire per la terza dose, lo dicevamo già ieri, in autunno è necessaria molto probabilmente anche la terza dose di vaccino per debellare il Covid-19. Intanto nel mondo, nel Regno Unito, oltre 6.000 contagi e 13 morti in ultime 24 ore. Poi il caso discoteche a tenere banco, gestori al ministero, ripartire da luglio con un nuovo protocollo. Andiamo avanti, il dato adesso, corsa dei più giovani all'immunizzazione. Restano i dubbi degli esperti sugli open day, qui una giovane ragazza alla prova del vaccino. E ancora il presidente parla, Sergio Mattarella, a Milano per l'inaugurazione dell'anno accademico della statale. Siamo sulla buona strada, ma non siamo definitivamente fuori dalla pandemia. Mattarella alla cerimonia per l'anno accademico 2020-2021 dell'Università degli Studi di Milano. E ancora, economia in arrivo, 800 milioni di euro, l'Unione Europea approva schema, aiuti aziende italiane. E poi il bollettino, la situazione. Ieri 1896 casi e 102 morti, tasso allo 0,85%. Zangrillo, virus in letargo, dice. Andiamo avanti per occuparci di quelli che sono gli altri fatti della giornata all'interno del quotidiano del Sud. Domina la politica adesso. Conte, l'ex premier, prova. Una reunion, serve una riforma costituzionale, dice la proposta dell'ex premier, eccolo Giuseppe Conte, ha guidato il governo fino a qualche mese fa. Sblocco licenziamenti, a rischio 70.000, economia, si tratta su modifiche, incontro tra Mario Draghi e Maurizio Landini. E poi Copasir, verso la presidenza, a Urso, senza i voti della Lega, Fratelli d'Italia resta amaro in bocca, Salvini ci ripensi, vedete Matteo Salvini, ospite della trasmissione Porta a Porta. Continuiamo ancora, altre notizie per quanto riguarda Primo Piano, pagina 5, ha aperto un'inchiesta sulla morte del giovane Michele Merlo che appare in questa foto, il ragazzo stroncato da una leucemia fulminante mandato a casa, adesso è stata aperta un'inchiesta, la Procura della Repubblica di Bologna ha aperto un fascicolo per indagare sulla morte del giovane. Gli arresti, ex Ilva, indagini pilotate, il sistema di Piero Amara, obbligo di dimora per l'ex PM Capristo. E ancora l'approfondimento focus sulla rete dell'avvocato, i complotti e i favori per le nomine al CSM, la bufera dopo il racconto della presunta loggia Ungheria. Per quanto riguarda il quotidiano del Sud, i temi tutti calabresi, adesso iniziando da quelli che sono i nodi della sanità nella nostra regione. La fiducia blinda l'emendamento sui bilanci dell'ASPE. Oggi il voto alla Camera sul decreto legge, qui la sede centrale dell'ASPE di Cosenza. Il testo salva speranza, ma non i commissari. La maxi proroga di 4 mesi. E poi parliamo del bollettino regionale di ieri, i vaccini, chi non è residente può prenotare, vedete la Procev si prepara l'estate, ieri però 61 nuovi casi e anche 2 decessi in queste ultime ore, la preparazione qui di uno vaccino anti-Covid-19. Intanto vaccini ai non residenti, l'altra novità sul piano vaccinale riguarda la somministrazione ai non residenti in Calabria. Cariati, tamponi processati in ritardo e 2 migranti ricoverati con Covid. Lo sbarco di domenica, i risultati dei test arrivati solo ieri, sono stati trasferiti presso il centro di prima accoglienza di Augusta in Sicilia, 54 dei 56 migranti di nazionalità irachena e iraniana, sbarcati domenica scorsa all'alba nel porto di Cariati con una barchetta a vela di 15 metri, 2 migranti sono ricoverati per crisi respiratoria. Per quanto concerne le altre news, c'è l'intervista oggi con Marcello
Castello Manna che il sindaco della città di Rende l'ha realizzata Massimo Clausi, un patto fra i partiti per porre al governo la questione Calabria. L'appello di Manna dunque ai candidati: per avere un progetto serve partire dai sindaci, dice Manna in sintesi in questa lunga intervista realizzata dunque per il quotidiano del Sud. A Crotone in 50 abbandonano la Lega, delusi da nuova dirigenza, sono ex iscritti e candidati del partito. Regionali Calabria resistente e solidale, avanti per dare forza alla candidatura di De Magistris, prossima iniziativa contro il ponte. I movimenti dunque per quanto riguarda la politica regionale e il voto d'autunno. Adesso cambiamo argomento, le pagine regionali Calabria, alta velocità da Reggio a Roma in 4 ore, treni fra i 250 e 300 km orari tranne che nel tratto di Praia a Mare. L'amministratrice delegata di RFI, sentita in Senato, racconta i numeri del progetto. Qui un treno ad alta velocità. E poi dibattito a Cosenza, da Assisi a Riace, il cammino del bene. Vedete qui la locandina dell'iniziativa. Economia, ristora Calabria bis, altri aiuti alle imprese, 3 milioni al bando. Lamezia Terme, prestito di 4 milioni per Sacal Piccioni. La società aeroportuale versa in gravi condizioni, dice. A marzo l'annuncio dell'approvazione del piano industriale, poi il silenzio. E qui gli uffici della Sacal. E noi andiamo avanti, ci occupiamo di quelli che sono gli altri fatti della giornata. Parliamo di giudiziaria. Mantella non contava nulla. Prima parte del controesame dell'avvocato Staiano al pentito. Buona parte delle domande al collaboratore hanno ruotato su Giancarlo Pittelli. E qui il collaboratore di giustizia Andrea Mantella e al lato l'avvocato Salvatore Staiano. A Cerzeto, grave intimidazione a un consigliere, colpo di fucile contro la finestra della sua abitazione. Questa è la notizia di cronaca che oggi dominava in tutte le prime pagine. A Corigliano Rossano invece la tragedia di ieri, era un senegalese, l'uomo investito e ucciso sulla statale 106. L'incidente notturno, l'investitore è un giovane del luogo. Proseguiamo ancora attraverso il quotidiano del Sud e gli altri contenuti della giornata, attraverso i servizi che arrivano questa volta da Cutro a firma di Antonio Anastasi. Spedizione punitiva, ci sono 11 arresti, violente aggressioni per la rottura della relazione di uno dei picchiatori. Il branco assale padre e figlio due volte anche per impedire la denuncia. Vedete qui il pestaggio monitorato dalla sorveglianza. Astio scatenato dalla mancata restituzione dei doni. Invece a Reggio Calabria, perizia psichiatrica sull'uomo che diede fuoco all'ex moglie, la decisione presa dalla Corte d'Appello. Alla Lamezia Terme scoperte oltre 2000 piante per un valore di 1 milione, marijuana in 5 serre, c'è un arresto, vedete qui in questa foto che riporta Pasqualino Rettura, la piantagione scoperta dalla finanza alla Lamezia Terme. Andiamo avanti, adesso come sempre la pagina di Reggio, pronti a una raffica di proteste, lettera aperta, il coordinamento unico del settore psichiatria di Reggio Calabria, destinatari il commissario alla sanità e dell'ASPI 5 ed il presidente della regione Calabria. Qui un'immagine emblematica del supporto psichiatrico e sotto invece una protesta. Vedete la disabilità è negli occhi di chi la guarda. Questa è lo striscione che appare per quanto riguarda la protesta a Reggio. Tragedia sbarra invece di Reggio Calabria, ennesimo senza tetto, rinvenuto cadavere, vedete un senza tetto qui, medio orientale di circa 40 anni. Ancora per quanto riguarda i temi del Regino, prima dei temi del territorio andiamo ad occuparci di quelli che sono gli altri fatti della giornata all'interno sempre del quotidiano del Sud. Il richiamo in Balzano, sindaco perché si ostina a non voler ridurre la Tari 2020? Pasquale Imbalzano dunque parla da vice coordinatore provinciale di Cambiamo con Toti e si rivolge al sindaco della città Giuseppe Falco Matà. Siamo già alla Tirrenica, il piano spiaggia salpa in ritardo, Villa, l'associazione di portisti villesi si unisce alle critiche, il sottotitolo Bellantoni, Tramenne, il molo di sottoflutto, nient'altro potrà essere dato in concessione, questioni burocratiche in alto mare. Poi sempre a Villa San Giovanni, riqualificazione in corso allo stadio Santoro, l'obiettivo stagionale è la cittadella dello sport. Qui vedete
la struttura sportiva Santoro di Villa. Bagnara Rinascita chiede 5 punti all'ordine del giorno per quanto riguarda la seduta del Consiglio Comunale. A Scilla entrano in funzione gli autocompattatori, raccolta rifiuti più spedita, buone notizie per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti nella città di Scilla. A Campo Calabro la panchina viola della Gentilezza, cultura e associazioni impegnati in primo piano. Siamo già alla Grecanica, tra pochi temi della Locride. Intanto Grecanica Metro City tra i comuni della Vallata. Incontro con i sindaci ieri, sopralluoghi su strade e parco eolico. Falcomatà, il sindaco della città metropolitana, ieri nell'area grecanica parla di programmazione condivisa per progetti da finanziare con il recovery. Vedete l'incontro con i sindaci che si è tenuto ieri. A Bova Marina decretato il balcone fiorito più bello, vedete, veramente molto suggestivo, con tanti bellissimi fiori sui balconi. A Bagaladi zoom sulla strada Milito Gambari, il sindaco invoca il ritorno alla proprietà statale della strada provinciale 3. Monorchio, insisteremo, dice, affinché ridiventi la strada statale 183 sotto la gestione dell'ANAS. 183 sotto la gestione dell'ANAS, e qui la strada Melito Gambarie. Andiamo avanti, ci occupiamo di Locride subito ad Ardore. Rettilineo pericoloso, pirati della strada sul tratto di statale 106, sicurezza a rischio per auto e pedoni nel centro abitato. Qui un tratto del centro abitato di Ardore. E ancora bianco, inoculazioni a casa, arriva l'esercito, immunizzati intanto in 25, il grazie da parte del sindaco Aldo Canturi, e qui il furgone dell'esercito. Siderno, progetto STEM per gli allievi della scuola Pascoli Alvaro, laboratori per lo sviluppo sociale e creativo. Per quanto riguarda gli altri fatti del giorno, ci occupiamo subito ancora di pagina 18, la Repubblica degli Artisti in festa. Al Castello Feudale, la seconda edizione del Memorial Roberto Chiricosta, in ricordo del compianto bassista della band. Vedete qui in questa foto. A Caulogna, la pianista Polina Sasco apre la rassegna ideata da Ama Calabria, il concerto all'Auditorium Angelo Frammartino di Caulogna. E poi ancora Roccella, Summer Festival su il sipario, ci sarà anche Francesco De Gregori per un'estate importantissima, quella roccellese, con eventi musicali di grande importanza, tra cui anche la presenza di Francesco De Gregori. Come dicevamo, Roccella Summer Festival, che nel mese di agosto nella cornice del teatro al Castello ospiterà alcuni tra gli eventi più importanti dell'estate calabrese 2021. Per quanto riguarda invece Portigliola, si lavora a un distretto turistico per lo sviluppo della Locride, il punto all'antico teatro greco-romano. Monasteraci e Corpus Domini in Fiorata no, tappeti floreali sì, niente processioni causa Covid, solo funzioni religiose con un tocco d'arte. Vedete i due tappeti floreali molto suggestivi per il Corpus Domini 2021. Per quanto riguarda i temi invece della piana, iniziamo con Maropati, strada provinciale 2, una vergogna tra le altre. La strada che collega al bivio di Mastrolaco, chiusa da mesi per una frana, abbandonata in barba agli appelli come gran parte dell'asse viario provinciale. Vedete il cartello che indica la chiusura della strada, e qui la frana e gli alberi abbattutesi sulla strada. A Gifone l'infiorata per il Corpus Domini esplode in un tripudio di colori, appuntamento a cura dell'associazione Amici del Presepe, qui un particolare dell'infiorata anche a Gifone, piccolo centro della piana. Laureana di Borrello, una panchina rossa in ricordo delle troppe vittime innocenti, musica e memoria alla scuola primaria, un evento che ha coinvolto comune e Udi. A Palmi, conferimento ridotto, annunciati disagi per l'indifferenziata, l'avviso del comune. Siamo nella parte finale di prima parte, ci occupiamo oggi della pagina di Vibo Comune, non esiste più la agibilità politica. Santoro e Pisani, prima imbarcano i portatori di voti e poi li abbandonano. Il Movimento 5 Stelle all'attacco della maggioranza, accusata di trasformismo. Parliamo di calcio, si avvicina
Cina. L'inizio dei campionati europei. L'Italia è forte, dimostriamolo. Florenzi si proietta già alla gara con la Turchia di venerdì. Siamo migliori del 2016. Siamo carichi e non vediamo l'ora di tuffarci in questa competizione che emoziona l'Olimpico con i tifosi europei 2020. Dunque tutto pronto. Venerdì c'è l'esordio della nazionale di Roberto Mancini. Si gioca alle ore 21. Qui uno dei punti di forza della nostra nazionale di calcio, Alessandro Florenzi. Poi tiene banco il calciomercato. Donnarumma ormai ad un passo dal Paris Saint-Germain e la Juventus. Adesso cerca Zeko della Roma. Per quanto riguarda le calabresi, Crotone è un grande ritorno. Vedete, toccherà a lui guidare la rifondazione e il consolidamento dei Pitagori. Ce lo dicevamo ieri, il nuovo allenatore sarà Francesco Modesto. Sarà ufficializzato nelle prossime ore il nuovo allenatore, è un rosso-blu tra l'altro puro sangue, avendo giocato con la maglia rosso-blu dei Pitagorici. Un bel ritorno dunque per Francesco Modesto. La regina su Micaia Vigorito, si muove il mercato degli Amaranto, il presidente Gallo, il Sant'Agata è un tassello fondamentale, dice, nei nostri piani e la nostra casa. Si pensa anche al portiere, ma gli Amaranto puntano anche sui giovani locali. Catanzaro c'è l'idea Pandolfi, attaccante adatto ai giallorossi, per lui anche un intrigo fa Brescia e Turris, non si sa nulla ancora se sarà riconfermato l'allenatore Antonio Calabro. Abbiamo completato, non ci sono altre notizie. Per quanto riguardava il quotidiano del Sud, in coda abbiamo dato uno sguardo velocissimo anche allo sport con i primi movimenti di calcio mercato per le calabrese e soprattutto l'inizio dell'Europeo, lo ricordiamo, venerdì con la prima sfida per la nostra nazionale di calcio. Per quanto riguarda il nostro portale, prima del quotidiano del Sud, andiamo a fare il punto della situazione proprio al termine di questa nostra prima parte per quelle che sono le ultimissime sul nostro sito. Sant'Ilario dello Ionio continua l'importante progetto di restauro al castello di Condoianni e a Palazzo Vitale, eccolo. Vedete in questa foto. E ancora Roccella Ionica, lo dicevamo prima, al Summer Festival anche Francesco De Gregori, un big della canzone italiana. Qui Francesco De Gregori che sarà Roccella insieme a Gianna Nannini per quest'estate 2021. E poi incidenti, vedete, ribalta col trattore, uomo muore schiacciato, la tragedia ieri, e poi il processo segna il ruolo di Città Futura, qui l'ex sindaco Mimmo Lucano in foto. Platì 30 milioni di euro per aprire pezzo di Bovalino Bagnara. E l'ultima notizia che riguardava il nostro portale riguarda Miss Italia Calabria 2021 ai nastri di partenza, l'annuncio alla conferenza stampa al castello Normanno Svevo di Cosenza. Abbiamo completato, lasciamo aperta la pagina del nostro sito www.telemia.it per qualche aggiornamento dell'ultima ora a beneficio di chi si fosse messo in visione solo adesso. Vi ricordiamo che siamo in diretta e questa è la prima pagina di informazione che vi offre Telemia ogni giorno con l'edicola digitale. I fatti più importanti di Gazzetta, i contenuti all'interno, dopo aver anticipato la prima pagina, subito per occuparci di vaccinazione e soprattutto di coronavirus. Giovani e vaccini, dubbi sugli open day. La campagna va avanti coinvolgendo soprattutto i ragazzi, ma emergono alcune riserve. Appello di 24 scienziati, frenare su AstraZeneca sotto i 40 anni i rischi, soprattutto per le donne, potrebbero essere superiori ai benefici. Discoteche, riapertura a luglio. E qui vedete, obiettivo immunità di massa, circa 4.300.000 gli italiani vaccinati tra i 12 e i 39 anni. Intanto il Green Pass, Unione Europea, già attivo in 9 paesi. Migliorano tutti i parametri intanto, rianimazioni libere, positività allo 0,8%. Ieri registrati 102 decessi, ma il dato può risentire delle contabilizzazioni. Proseguiamo, parliamo di terze dosi, regioni pronte a partire, incognita però varianti che mettono tanta paura. Da fine settembre la nuova fase per arginare un'eventuale terza ondata per l'autunno, gli esperti però invitano alla cautela. In estate, anche a causa degli spostamenti, il virus potrebbe mutare ancora, ma l'attenzione è altissima soprattutto per l'autunno, perché ci potrebbe essere una terza ondata, lo hanno detto gli esperti. E noi proseguiamo.
Subito gli altri temi della giornata, pagina numero 3. Il paese mai inerte né passivo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'Università Statale di Milano: emergenza quasi alle spalle, dice, ma non bisogna abbassare la guardia, non siamo fuori della pandemia. Gratitudine agli scienziati, è una lezione, ciascuno ha bisogno dell'altro. Molto interessante questa frase del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Non è sempre così comunque, ma ha fatto bene il Presidente a ribadirla. Blocco settoriale dei licenziamenti si tratta, e poi non decolla la federazione del centrodestra. La proposta del leghista Salvini suscita riserve in Forza Italia e netta contrarietà in Fratelli d'Italia. Elezioni amministrative da autunno, fissato il vertice dopo seduta del COP. Qui Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia. Ancora Conte e la nuova segreteria Movimento 5 Stelle, fibrillazioni. Il leader designato comincia a strutturare il partito, è già corsa a far parte dei vertici. Giarruso: si faccia votare la base, intanto emergono le prime candidature. Vedete qui Giuseppe Conte, leader designato del Movimento 5 Stelle. Andiamo avanti, la riforma del fisco, aliquota IRPEF, ceto medio da tutte. Adesso temi calabresi per quanto riguarda Gazzetta del Sud, per i fatti più importanti della giornata. Come al solito passiamo prima dallo sport velocemente. Il Paris Saint Germain ricopre d'oro Donnarumma, la Juve torna su Dzeko, lo dicevamo prima, è molto appetibile l'attaccante romano. Per quanto riguarda la Juventus di Massimiliano Allegri, tenta dunque Dzeko della Roma. Poi la Spagna si vaccina, Kulusevski invece è positivo. Oltre allo Juventino è risultato contagiato anche il bolognese Svanberg. L'Italia, la nostra nazionale, cresce l'attesa per il debutto, Mancini in mente, già la squadra, ci potrebbe essere il tridente per l'esordio. Per quanto riguarda la regina, Bianchi fuma fumata bianca, vedete Regina Bianchi, c'è questa fumata bianca, ha trovato l'accordo per il rinnovo, che è stato uno dei grandi protagonisti della stagione che si è da poco conclusa. Temi calabrese adesso, la bomba tirocinanti agita la politica regionale. Rapporti di lavoro quasi scaduti per oltre 6.500 precari, con uno stipendio mensile pari a 500 euro. Promesse e annunci vani, l'argomento rischia di diventare strumento di campagna elettorale. Il progetto della regione e del governo, un emendamento per la stipula di contratti a 36 mesi. Qui vedete futuro sempre più incerto. E poi la scissa, l'attacca, manca unità di intenti. Il limbo degli ex Field e Calabria Etica, nessuna decisione sui 200 dipendenti degli enti subregionali. Nel bacino rientrano pure coloro che hanno lavorato in Calabresi e nel mondo. E poi vaccinazioni, la corsa degli studenti senza smalto. L'open day riservato ai maturandi e allievi della terza media si avvia alla conclusione con numeri inferiori alle attese. Ciclo completato, e qui vedete vaccinazioni, la rincorsa della Calabria è ancorata alle forniture. Il ciclo completato da 414.658 persone, ma per l'immunità ne servono più di 1 milione. Andiamo ad occuparci ancora di temi calabresi, sempre all'interno del giornale Gazzetta del Sud. Adesso parliamo di trasporti. RFI conferma l'obiettivo Roma-Reggio in 3 ore e 40 minuti. L'audizione dell'amministratore delegato in commissione lavori pubblici del Senato. L'alta velocità ferroviaria sarà suddivisa in 7 lotti entro il 2021. I primi progetti. Qui vedete freccia rossa, la tratta Reggio-Roma è percorsa oggi in 5 ore con 7 fermate. E poi aggredì l'ex disposta la perizia. In corte d'appello a Reggio Calabria il processo all'uomo che tentò di uccidere Maria Antonietta Rositani. Ricordate la storia, i giudici: serve una consulenza medica sulle sue facoltà mentali. Qui la giovane vittima Maria Antonietta Rositani ha lottato, ricordate, per mesi tra la vita e la morte per le gravissime ferite riportate. E ancora oggi l'autopsia a Vibo, morte in bici, tante ombre sull'incidente avvenuto all'Imbadi. Noi proseguiamo, voltiamo pagina e ci occupiamo della pagina di Reggio. Beni confiscati, un pasticciaccio brutto. Oggi dopo tre riunioni della Commissione Garanzia, oggi il presidente Ripepi terrà una conferenza stampa. Il consigliere attacca e afferma: il comune da anni non controlla gli immobili sottratti alle 'ndrine. Qui in
in foto Tripepi. Per quanto riguarda sempre la notizia, da mesi il presidente della commissione controllo e garanzia sta cercando risposte alle sue domande. Vedete, beni confiscati. Il consigliere Ripepi accusa gli uffici comunali di omesso controllo. In Balzano, vedete, anche Gazzetta se ne occupa, ridurre la Tari, atto di civiltà giuridica. Il vice coordinatore di Cambiamo per Toti torna a rivolgersi all'amministrazione di Reggio Calabria guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà. Anche l'ASP ha espresso un parere sull'emergenza nei periodi in questione. Intanto la Lega, pieno sostegno ai lavoratori di Hermes, il ritrovamento di un pacco sospetto, un gesto grave e dalla portata tutt'altro che innocua. Vedete qui via Padova gli uffici della Hermes sotto il controllo degli artificieri. I servizi essenziali vanno internalizzati. Il Sul Calabria rilancia una proposta già attuata in altre realtà. Libri in calza perché non si può fare una stabilizzazione che sarebbe a costo zero? E questo il punto di domanda. E noi lasciamo anche le pagine di Reggio all'interno e andiamo ad occuparci subito di quelli che sono i temi della Tirrenica tra poco. La parte conclusiva con la Ionica, le attesissime notizie del comprensorio. I diportisti, cedimenti strutturali al modo sottoflutto di Villa. Il cassone ormai distaccato dal muro, l'allarme dell'associazione. I cittadini, infrastruttura diventata vecchia già prima di essere usata. E poi San Roberto, piccolo centro delle regine, un successo la campagna vaccinale. La soddisfazione del sindaco Antonino Micari, somministrate 400 dosi al poliambulatorio. Vedete qui San Roberto, la campagna vaccinale al poliambulatorio civico. Le notizie in brevi. La prima arriva da Varapoli. Vaccini a domicilio, oggi arriva l'esercito. Alla Oriana di Borrello, finanziari 2,5 milioni per la messa in sicurezza. Qui c'è un'ora di stampa, bisogna rifinanziare questi soldi per quanto riguarda tre opere di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico per complessivi 2 milioni e mezzo, dunque importante se arriverà questo finanziamento. Laureana di Borrella ancora, infiorate artistiche realizzate dai giovani, vedete qui un momento della realizzazione. Ancora per quanto riguarda Villa San Giovanni, lo Stadio Santoro riaperto ma solo per gli amatori. Ripulito dalle erbacce, ma restano i problemi relativi all'agibilità. E ancora, rinascita per Bagnara chiede di integrare l'ordine del giorno del Consiglio con le interrogazioni rimaste inevase. Concorso ecologico premia la Piriar di Scilla in occasione della giornata mondiale della terra. Gli alunni dai 9 agli 11 anni hanno realizzato dei disegni sul tema dell'ambiente. Qui vedete, prendetevi cura di me, un bellissimo disegno, primo classificato al concorso. Ancora con i temi della Tirrenica all'interno di Gazzetta del Sud per la rassegna stampa di questo mercoledì 9 giugno in diretta da Telemia. San Ferdinando, Porto, 3 mesi di proroga per la raccolta dei rifiuti. Invece a Polistena, la parte alta di Polistena senza acqua di notte. La Sorica le sta anticipando le manovre per chiudere i serbatoi. Vedete qui il nuovo pozzo di adduzione idrica in contrada Greca. L'ex sindaco della città Michele Tripodi, sbloccare il pozzo, dice, di contrada Greca. Eccolo in questo fotino. Se arriviamo così ad agosto non avremo neanche di giorno l'acqua nelle case. E ancora una festa di popolo alla Oriana di Borrello per l'inaugurazione della Casa della Musica. I locali dell'ex pretura rimessi gratuitamente a nuovo dagli artigiani. E qui vedete la Casa della Musica, la scopertura della targa all'ingresso. Palmi, patrocinio e contributi comunali soltanto agli eventi plastic free. Il Comune recepisce la direttiva comunitaria. L'obiettivo è promuovere una progressiva riduzione dell'utilizzo della plastica. Che invece a Varapodio sia al bilancio Fazzolari, lavoriamo per il futuro, dice il primo cittadino. Consiglio comunale, vedete la seduta consigliare all'aperto in piazza San Nicola, in quel di Varapodio. Chiudiamo con la Tirrenica, tra poco la Ionica. Nel fine settimana i due assessori in sostituzione di Italiano e Nostro che si sono dimessi. Il sindaco della città di Gioia Tauro Aldo Alessio e la sua maggioranza hanno trovato la quadra. Quattro i nomi più caldi: Ierace, Filippone Vasta e Ventini. Vediamo cosa deciderà il sindaco. Invece a Rosarno, Villaggio Solidarietà,
ha approvato il progetto. Le somme per il recupero sono state finanziate dal Ministero dell'Interno. Qui Villaggio della Solidarietà, l'occupazione dell'ottobre del 2016. A Gioia Tauro per i precari lo spettro e la disoccupazione. Tra un mese si concluderanno i tirocini, il Gioiese Bagalà, lavoro nero legalizzato, dice il parlamentare Cannizzaro, ha avviato un tavolo con ministeri e regione. In Calabria 7.000 tra uomini e donne rischiano di non poter più mantenere le proprie famiglie. A Rosarno, Anime Rosa, un coro contro la violenza, presentato al Piria di Rosarno. Il libro di Nicodemo Vitetta racconta una serie di storie di abusi sulle donne. Qui vedete Rosarno con Tartese Russo Vitetta e Violi all'Istituto Piria. Nicodemo Vitetta è presidente della Proloco di Gioiosa. La cultura riapre i battenti a Palazzo Baldari, il recitale del pianista Paolina Sasco per Musica Insieme Festival, un programma di livello alla presenza di un pubblico numeroso e soprattutto entusiasta. La parte finale ci porta alla Ionica, l'asilo è più bello grazie al lavoro delle mamme volontarie a Condofuri. Giulia, Caterina, Anna e Angelica hanno liberato fantasia e creatività nel cortile della scuola di Lugarà. Un piccolo orto, fiori costruiti con materiali riciclati, persino un percorso sensoriale. Qui le mamme di Lugarà, risultato raggiunto con una partecipazione corale. Aria Grecanica, l'impegno di Falcomatà, il percorso di crescita inizia dalle strade, speriamo che sia così perché tutte le strade della provincia che versano in buone condizioni. Bagaladi, la visita del sindaco della città metropolitana per disegnare un futuro sostenibile. Il territorio può e deve sfruttare al meglio le sue risorse naturali, ma bisogna intervenire sulla viabilità. Monorchio, per consentire, dice il sindaco, alla SNAI di spiegare tutto il suo potenziale, abbiamo bisogno di una rete viaria all'altezza. Vedete l'incontro Falcomatà e i primi cittadini a Palazzo Pannuti di Melito. Saline, premiati vincitori, il logo della consulta creato alla Padre Pio, un pittogramma che unisce le peculiarità del territorio, mare, colline e bergamotto. E qui comprensivo Padre Pio, i ragazzi creativi con i loro docenti. A spasso nei borghi di San Lorenzo e Roccaforte, vedete la delegazione regina, ha toccato due comuni che puntano forte su cultura e turismo con la visita di Falcomatà di ieri. Vedete Falcomatà con il commissario Eugenio Barillà, presente anche gli assessori della città metropolitana. A Rogudi, dall'Ateneo di Messina, tirocinio in municipio per studenti universitari. Andiamo avanti, la parte finale, direttamente con le notizie che arrivano dalla Locride, con Urbazione considerano calabrese, parliamone. È arrivata una recente proposta da parte di Pino Mammoliti, l'avvocato locrese, che è stato già consigliere comunale di Locri, che ha parlato e ha lanciato la proposta di una conurbazione Siderno-Locri. Maesano, il sindaco di Bovalino, eccolo in questa foto, una diretta Facebook per il primo cittadino, ha scelto una location con mini discarica sullo sfondo per parlare di emergenza rifiuti. Addio a Locri d'ambiente. Il sindaco, troppi errori, a fine contratto si cambia, non sarà rinnovato il contratto con Locride Ambiente. Bovalino, unico punto fermo della differenziata, non si torna indietro, dice il primo cittadino che ormai ha deciso di non rinnovare più il contratto a Locride Ambiente. Grazie a una nuova rotatoria Ardore Bovalino sempre più vicine. I sindaci Maesano e Campisi, sinergia indispensabile per raggiungere i risultati. Maesano, il sindaco di Bovalino, e Campisi è il primo cittadino di Ardore. L'ANAS ha effettuato i rilievi per la realizzazione della rotatoria tra Ardore Sud e Bovalino Nord. Vedete Giuseppe Campisi, sindaco di Ardore, grazie all'ANAS e avanti così, finalmente asfaltata una strada. Covid, un albero d'olivo per ogni morto nel cortile dell'Access Point di Rogudi. Aria Grecanica, venerdì alla presentazione del libro di Bartolo. Vedete Antonella Surfaro e Michelangelo Bartolo, gli artefici qui per quanto riguarda questa presentazione. Agricoltura biologica, webinar per le aziende a Palizzi con il progetto Bioland. Le ultime news, la pagina conclusiva ci porta direttamente a Siderno. Vaccinazioni, ancora troppi disguidi nel lab. AstraZeneca non per tutti.
Cittadini regolarmente prenotati devono essere rimandati indietro. Logozzo, sindaci e politica regionale risolvano il problema. Qui Palazzetto dello Sport, stenta ancora a decollare il secondo hub vaccinale di Siderno. Nel centro hub di Siderno, ubicato nel Palazzetto dello Sport, dove certamente da apprezzare il grande lavoro dei volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile che stanno curando le vaccinazioni, si ripropone giornalmente un problema che potrebbe essere risolto solo con un poco di buona volontà. E qui vedete il servizio di Aristide Bava. Le cose vanno meglio sicuramente nella Casa della Salute dell'ex ospedale di Siderno, l'hub vaccinale guidata dal dottor Pasquale Messiti. Depuratore consortile, ci tocca sopperire alle incapacità altrui. Siderno, il collettamento allargato. Barranca, un'altra decisione, dice il candidato a sindaco, subita dalla città senza alcuna preventiva interlocuzione. E le ultime news. Locri d'ambiente, lavoratore ancora in sciopero. Siderno ieri sit-in in Pacifico davanti alla sede sul Corso della Repubblica. Anche oggi la spazzatura resterà nei Mastelli senza paga da 3 mesi, non percepiscono lo stipendio i lavoratori di Locri d'Ambiente da 3 mesi. Qui vedete il presidio, i lavoratori hanno protestato per un sacro diritto, che è quello naturalmente dello stipendio. Lavori dei ragazzi in mostra alla scuola della Marina Caulonia, progetto Eco School. Ancora procede il restauro del castello di Palazzo Vitale a Sant'Ilario dello Ionio, sopralluogo con via libera all'ultima fase dei lavori. E invece l'ultima news riguarda Roccella, si presenta il Summer Festival con Francesco De Gregori e Gianna Nannini per un'estate dal grande protagonista, la città di Roccella Ionica, domani in municipio, la presentazione ufficiale per quanto riguarda naturalmente i grandi eventi di quest'estate 2021. Ci fermiamo qui, non ci sono altre notizie importanti, tutto il resto delle news della Locride, della provincia e di tutta la Calabria nella nostra prima edizione del TG News alle ore 13.30 questa sera, in prima serata, da non perdere la puntata Calabria Sud condotta da Maria Teresa Criniti. Anche questa sera tantissimi temi importanti e ospiti importantissimi per quanto riguarda il nostro show di prima serata. Ci ritroveremo domani per una nuova edizione della rassegna stampa di Telemia. Grazie per averci seguiti, a tutti voi una serena e felice giornata, arrivederci. Da Rita Severina Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è arrivata la nuova collezione primavera-estate. Qualcuno sta già scegliendo come vestire l'uomo e la donna, dal classico al casual. Scelgono e riscelgono dai nostri brand storici Levi's, Trussardi Jeans, Marella, Surcana, Linea 5, Gaia Life, Sanremo, Ingram e tanto altro. Scelgono con serenità, poiché i nostri locali sono perfettamente sanificati ed ampi, così come gli abiti trattati con la luce ultravioletta. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è la scelta giusta.
Anch'io uso Unica di Medical Poltrone. Eh sì, perché è la prima poltrona motorizzata con pedana vibrante integrata che aiuta la circolazione, donando leggerezza alle tue gambe. E qui accanto una seconda novità assoluta, si chiama Robotica. L'unica poltrona alza persona con sistema robot e comandi di direzione, con libertà di movimento senza bisogno di assistenza. Chiama subito il numero verde, uno di noi verrà direttamente a casa tua per la prova prodotto senza impegno. Acquistando Unica con pedana vibrante oppure robotica, potrai scegliere tra una seconda poltrona per uniformare il tuo salotto oppure un materasso in memory foam con 800 molle per dormire e rigenerarti, lo stesso memory foam che trovi dentro Unica o robotica, oppure in alternativa un purificatore d'aria per eliminare pollini e polveri sottili dalla tua casa. Chiama subito il numero verde 800 69 79 79. Approfitta di questa offerta veramente unica. Unica con pedana vibrante, rilassante e defaticante, e per sgonfiare le gambe, e robotica per muoverti in casa o fuori in totale autonomia e senza smontare i braccioli, perché passa attraverso le porte. Uno di noi verrà direttamente a casa tua per la prova del prodotto senza impegno. Tecnologia, artigianato italiano, eleganza e sicurezza. Medical Poltrone ti solleva la vita.